questione, non lo so. No, me la sono persa. Riguardo il tabù proprio degli assorbenti interni in Italia, cioè questa paura di parlare degli assorbenti interni in Italia. Ma c'è una paura di tutto. Non ci metti comunque una donna a parlare del Tampax. Chi ci metti? Tre uomini che ti spiegano come funziona il Tampax, sotto forma comunque di una domanda, cioè sai come funziona, cosa è questo, come se interessasse effettivamente all'uomo. Molto probabilmente all'uomo non interessa quello. Perché sì, ci sono, viviamo di fobie, di tabù e di paure. Secondo me 20.000 euro, cioè, per me è grave sta cosa. Tralasciando poi la libertà espressiva di una canzone, è grave anche perché comunque veramente crea un precedente. Adesso ogni cantante rap, perché comunque campano su questi rapper, su insultare la gente oppure fare ironizzare sulla gente, altri artisti, altri presentatori televisivi e quant'altro. Se ognuno si mette a denunciare il rapper per un testo che ha scritto, non finiamo più, ragazzi. Qua, ma no, ma poi qua si parla di, cioè, il rap, nel senso, abbiamo avuto anche vari ospiti. Esattamente. Salutiamo, nel senso, ci sono vari argomenti e i testi non possono essere a volte forti. Ci sono dei testi che effettivamente poi accusano. Insomma, ognuno esprime quel che vuole, ma si parla comunque di musica. E poi di solito mi pare di capire che fra rapper ci si risponde tramite canzoni, da quello che sì, esatto. Scan non è un rapper e però, non scrive neanche le canzioni, certo. Quindi mi è da pensare che può succedere quello che è successo poi in America con Notorious B.I.G. e Tupac. Però là, esatto. E sono gli adriper che portano anche molti soldi, perché vendono esatto, parecchio. Ma oltretutto, quando, se facciamo riferimento a quello che era successo, ma anche l'Archie che ha tirato fuori il discorso fatto dai rapper neri nei confronti degli omosessuali, là era pesante. Là al concerto, nei live, c'era un odiate, oppure c'era un offese. Là è diverso, qua si tratta di un testo che poi è anche molto bello quello che ha scritto Fabi Fibra, che lo invito anche ad andare a leggere. No, le cose di Scanno, vabbè, andare a leggere Fabi Fibra. Scusami se mi permetto, lancio un appello a Fabi Fibra. Caro Fabri, il prossimo sogno fallo su di Daniel. Ecco. Scrivici un testo. Io avevo detto, vabbè, ma ha scritto una canzone sopra. Perché io la penso così, cioè io ragiono in maniera diversa. Ovviamente lui l'ha fatto per i soldi, Valerio Scanu. Sì, è ovvio. E nessuno giudica il fatto che l'abbia fatto per i soldi, per carità. Infatti nessuno ha detto niente, non ha detto mi sono offeso, sto zitto, i legali hanno parlato, Io avrei agito in maniera diversa, avrei approfittato del fatto che uno più famoso ma scritto, cioè sto nel pezzo di un album di un rapper famoso, approfittane. Un po' come le donne quando vengono nominate, che di solito si mette sempre a dire la donna è una poco di buono, e lei invece di dire no non è vero, di fama, magari prende la palla al balzo. Infatti. Allora, visto che stiamo un po' in ritardo, perché ce la siamo presa un po' comoda, ma era giusto parlare anche di questa cosa, visto che attualità, si è parlato un po' di tutto, quindi era giusto affrontare anche questo tema. Rientriamo un pochino nel discorso della top brani scaricati da iTunes, perché così dopo improntiamo il collegamento telefonico con Ernesto 59 dei Together. Caro Daniel, l'abbiamo detto, non c'è più Scanu, c'è ancora Fabio Rovinazzi, per la gioia mia. Com'è? Rovazzi o Rovinazzi, com'è? Fabio Rovazzi, scusami, Fabio Rovazzi per la gioia mia. si prosegue così, le posizioni sono sempre le stesse della scorsa settimana, quindi andiamo a comandare al terzo posto, Vorrei ma non posto dei J-Ax al secondo posto, e al primo posto sempre Alvaro Soler con Sofia. C'è da dire una cosa: Scanu è scomparso su questa classifica, quindi è stato proprio un fuoco di paglia, come abbiamo scritto, come quello di andiamo a comandare. Infatti, che molto probabilmente, posso dire che non so, non ho idea di chi sia sto Fabio Rovazzi. Non lo sentirai, non ti preoccupare, neanche noi dopo averla ascoltata. Alla quarta posizione è stabile sempre Iglesias, Enrichetto Iglesias con Duele del Corazon, e ci troviamo al quinto posto invece Kungs, This Girl, che poi magari ascolteremo più avanti. Questa canzone che secondo me diventerà una canzone che ci accompagnerà anche nella sicuramente, molto probabilmente. A questo punto andiamo con la top 3, dalla 3 alla 1, e ci sentiamo dopo. Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella, e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace. Ho problema nella testa, funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa. E ogni volta che mi parte si fa imbarazzante, come quella volta che stavo al ristorante. Posso offrirti da bere, lei dice va bene, solo che quando le passo il bicchiere. È una malattia, è pericolosa, statemi lontano, è contagiosa.
andiamo a comando. Ho un problema nella testa, funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa. E ho la testa che gira come il kebab. Spengo la musica dentro il tuo club. Rovazzi, ma che cazzo fai? Non so se son pazzo o sono un genio. Faccio i selfie mossi alla web pequeño. Non mi fumo canne, sono anche stemio. Io non faccio brutto, ma contrattore in tangenziale. Andiamo a comandare, scatto foto col mio cane. Andiamo a comandare, in ciabatte nel locale. Andiamo a comandare, sboccio acqua minerale. Andiamo a comandare. Sempre in mano un iPhone, il cane di Chiara Ferragni al Papillon di Vuitton ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post, dice che se il macino all'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di Groupon. Poi lo sai, non c'è un senso questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Prenderci sul serio con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook. Papà che ogni weekend era ubriaco perso e mamma che lanciava il reggiseno ogni concerto. Che abbiamo speso un patrimonio impazziti per la moda Armani, Comio. L'iPhone ha preso il posto di una parte del corpo e infatti si fa gara chi ce l'ha più grosso. È nata nel 2000 e ti ha detto nel 98 e che i 18 li compie ad agosto, mentre guardi quei selfie che ti manda di nascosto e pensi purtroppo vorrei ma non posso. E se lei sta con virus basta prendersi il Norton, tutto questo navigare senza trovare un porto, tutto questo sbattimento per far foto al tramonto che poi sullo schermo piatto non vedi quanto è profondo. Poi lo sai, non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso. E ancora l'estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e pantuffo nel mare, nazional popolare, la voglia di cantare tanto non ci basterà. Quando il termometro va rosso
apareció. E rientriamo in diretta, caro Daniel, sempre su RadioRomaFutura.it con Talk to Talk, tanto per parlare per fare qualcosa di diverso. Il venerdì di Radio Roma Futura, caro Daniel. Abbiamo un grande ospite in collegamento, lo lanci tu? Sì, lo lancio io. Ciao Ernesto, benvenuto a Radio Roma Futura. Ciao ragazzi, buonasera. Ernesto 59 è il nome d'arte, se non sbaglio. Esatto. Prima domanda secca così.